Abbiamo fatto tanti bei regali per la nostra mamma, ma chi ha pensato alla card? Io ci ho pensato. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. La festa della mamma si sta proprio avvicinando a grandi passi. Abbiamo pensato ai pensierini, adesso dobbiamo pensare ad una card che fissi in maniera indelebile il nostro amore su carta. E allora, senza perderci tanto in giri di parole, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il più bello dei bigliettini per la nostra mamma. Ed ecco l'occorrente per il nostro bigliettino per la festa della mamma. Oggi le regaleremo una card a forma di fiore che contenga un pensiero per ogni giorno della settimana. Una sorta di mamma non mamma, però tutto in positivo. Non potrà uscire che un mamma grande quanto una casa. E allora, per farlo, cosa ci occorre? La nostra immancabile block, il roller della Huhu, quello che lascia una striscia di colla, e una piccola coccinella di legno. Queste le trovate in tutte le cartolerie, in tutti i negozi di belle arti. Un righello. Poi una matita, io mi servirò di un bicchierino per fare una mezza circonferenza. Della carta bianca, io ho questi fogliettini da origami che non userò mai, ne ho tantissimi, quindi li utilizzo per questo lavoretto. Vabbè, potete farlo benissimo anche con dei quadratini di carta bianca semplicissima da fotocopia. Un paio di forbici normali. E io per questa occasione userò anche un paio di forbici con questo taglio zigrinato, a zig zag, un po' curvo, per fare i bordi proprio della card. E della carta crespa, un materiale che io non adopero mai, ci sono due tipi di carta crespa, quella floscia floscia, che comunque per questo lavoro andrebbe pure bene, e questa che è una carta crespa doppia, che quando la aprite mantiene la forma, vedete? E siccome dobbiamo fare i petali del fiore con questo, ci servirà più spessa. Per il centro del fiore un cartoncino giallo. Cominciamo subito. Come prima cosa ricaviamo le dimensioni della nostra card. Io voglio fare una bella card quadrata. Decido quale deve essere la dimensione della faccia, di una singola faccia, di 12 cm. E quindi prenderò il doppio, 24. Invece 12 li prenderò in altezza. Uniamo adesso tutte le linee e ritagliamo il corpo della nostra card. In questo caso io la ritaglierò con queste forbici, però siccome queste forbici non hanno un bel taglio, io queste le ho prese su un sito, su AliExpress, e non hanno un taglio granché buono. Forse quelle che si comprano qui in cartoleria sono migliori, non lo so, non lo so, però su queste forbici io o si spende veramente molto oppure non ci conterei tanto. Io faccio un taglio un po' più largo, così intanto mi prendo la porzione del cartoncino che mi interessano, e adesso cominciamo a ritagliare con il taglio ondulato, stando attenti a mantenere sempre bene il taglio. Entrate ogni volta nella curvetta dove c'è la curvetta precedente. È un po' un macello, però il taglio viene veramente grazioso, vedete? E allora tagliamo tutto. Allora, arrivati a questo punto, cancellate le tracce di matita e piegate esattamente a metà. Bene, prendiamo un quadratino che stia alloggiato all'interno del nostro bigliettino esattamente, lasciando uno spazio di un centimetro circa da tutti i lati, e tagliamolo con la stessa fantasia. Adesso rendete adesiva questa parte con una colla che non rilasci troppa umidità, quindi o una roller come questo o una comunissima colla stick. Queste però sono le colle migliori per lavori di questo tipo. Il lavoro viene pulitissimo e la colla non prende nessun tipo di spessore. Voilà! E guardate che carino l'interno del biglietto. Adesso dobbiamo sistemare la parte davanti. E allora prendete un foglietto quadrato, quindi piegate il primo lembo quasi a metà a costituire un rombo. Certo, non lo chiuderà tutto questo rombo, ma a noi non interessa. Così. Ok? Quindi prendete l'altro lembo invece e richiudetelo tutto, ma non prima
di aver passato un pezzettino di colla stick, così, ok? In modo che questo conetto sbilenco rimanga un po' chiuso. Prendiamo poi il nostro bicchierino, un bicchierino qualunque, e con una matita segniamo quella che è la circonferenza. Quindi con le forbici ritagliamo e facciamo 7 petali di questi, così. Bene, ottenuti questi petali, adesso dobbiamo toglierne una piccola porzione sottostante, così, guardate, circa 3 cm dalla base, così. Prefatto uno, proseguiamo in maniera più certa con tutti gli altri, ovviamente. Quello che avremo adesso saranno questi petalini così mozzi. Prendiamo la nostra card e vediamo come sistemarli sulla nostra card in maniera da ricoprire il tutto senza però invadere troppo. Quindi cerchiamo così ad uno di alloggiarli, passando uno sopra l'altro un po'. Ok, più o meno così, per intenderci. Adesso però ad uno dobbiamo comporre il fiore. E allora, su ognuno di essi mettiamo un pochino di colla e adagiamo verso il centro. Ok, fino a completare tutto il giro. Perfetto! In ognuna di queste taschine potremo alloggiare un dolce pensierino per la nostra mamma, che lei potrà poi estrarre e leggere secondariamente. Ok, come si potrà fare a fare questo dolce pensierino? O con lo stesso colore, oppure addirittura con del verde che simuli delle foglioline, e quindi magari non farlo dello stesso identico colore, ma farlo con i toni del verde. Questo decidetelo voi, io lo farò col giallo. Dividendo i fogliettini a metà, riproponendo la stessa curvatura, tagliandole, posso anche lasciarli così e infilzarli fino a dentro, in modo che poi la mamma, tirando, legga quello che ho da dirle. Volendo potremmo farlo anche con il bianco, vedete? Semplicemente così. E quindi ecco pronto il bigliettino da inserire, uno per ogni giorno della settimana, così, all'interno dei petali, visto? E staranno alloggiati benissimo, oltre a dare un bello spessore al petalo. Se volete potete lasciarli leggermente fuori, così, in modo che siano anche più agevoli da prendere. Quindi li mettete dentro e li lasciate un po' fuoriusciti. Benissimo, proseguiamo. Ci sto impiegando un bel po' a fare questo video perché da oggi pubblicherò i miei video anche su Guide Central. Lì non pubblicherò video, ma pubblicherò semplicemente gli step fotografici per creare insieme i nostri tutorial. Quindi vedrete questo stesso tutorial e anche altri magari che non vedrete su Arte per Te, fatti in maniera semplicemente fotografica. Guide Central è una guida carinissima, quindi, che ci dà l'opportunità di avere a portata di mano una serie infinita di tutorial su diversificatissimi argomenti in forma visiva, quindi facilmente intuibile anche nei posti dove non potete sentire l'audio, per esempio. Lì guardate l'idea, poi magari su YouTube venite a scoprire la realizzazione. Potrebbe essere un modo di utilizzare anche questa piattaforma, anche perché è veramente veramente variegata e diversificata. L'iscrizione ovviamente è sempre gratuita, come YouTube, Facebook, tutti i social, ed è un nuovo social che si sta affacciando in Italia e che secondo me è molto molto carino. Se volete quindi Arte per Te, cercatelo anche su Guide Central. Prendiamo a questo punto la nostra carta crespa e con uno dei petali che avevamo fatto prima dovremo fare la guida per i nostri petalozzi. Ok,
prendo la mia carta crespa e, stando attenta a rimanere in verticale, la piego su se stessa. 1, 2, va bene, in questo caso 2, 3, e intanto ritaglio. Metto il petalo e, rimanendo più ampia da tutte le parti, guardate, sbordo di circa 1 centimetro da ogni dove, in maniera molto molto irregolare, taglio i miei petali. Ok, 7 di questa dimensione, bella grande. Poi scendo leggermente la circonferenza e ne faccio più piccoli. Così. E quindi anche qua ripiego la carta e, stando sempre a sbordare un pochino, ritaglio anche quelli piccoli. Voilà. Quindi dimensione intermedia. E poi scendo ancora con il mio bicchierino di un tot, faccio anche un petalo ancora più corto, così, e stessa cosa. Alla fine, dico tanto ritaglio, quello che avremo saranno 7 petali grossi, 7 petali medi e 7 petali piccoli. Adesso dobbiamo solo assemblarli. Ad uno adesso prendiamo questi petali e allarghiamoli solamente nella parte finale. Vedrete che, stirando, verrà fuori un movimento quasi naturale del fiore. E anche qui al centro, ogni tanto, date una stiratina. E voilà, guardate che vengono belli e morbidi questi petali, visto? Bene, proseguite così con tutti i vostri petalini. Bene, a questo punto stiamo proprio per finire, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Allora, prendiamo i petali e cominciamo a posizionare da quelli più grandi a quelli più piccoli. Vediamo come sta la corolla. L'eccesso invece, ovviamente, lo tagliamo. Voilà. E, sporcando tutto con un punto di block, proseguiamo quindi all'attaccatura di ogni singolo petalo. Quindi prendiamo il primo petalo, sotto diamo una chiusura un po' a ventaglietto e adagiamolo sulla nostra taschina, e lì dove occorre diamo un punto di colla per fissarlo meglio, così, e proseguiamo per tutto il giro. Sporcate sempre un po' il petalo precedente, perché il petalo successivo andrà un po' sempre ad appoggiarsi sul precedente. Quindi, primo giro di petali fatto e manicure totalmente devastata. Croce delizia della creatività. Proseguiamo con il prossimo giro. Allo stesso modo, prendiamo i petalini, tagliamoli un po' in basso, così, quindi sporchiamoli magari prima un po' di colla anche loro, poi chiudiamoli così, e sporcando tutto il centro dei petali in maniera abbondante, mi raccomando, perché sennò alla lunga poi il petalo viene rilasciato, poggiamo in mezzo tra un petalo e l'altro. Questa volta non seguiamo la messa in opera precedente, ma poniamoli centrali tra uno grande e l'altro. E anche il secondo giro è messo, guardate che bell'aspetto che sta prendendo. Proseguiamo con il terzo giro. Al solito tagliamo leggermente la fine del petalo, imbibiamolo con un po' di colla, accartocciamolo e poniamolo al centro tra i petali precedenti. E anche l'ultimo giro
è bello, è pronto. Adesso dobbiamo preparare la corolla centrale, che è una cosa un pochino rotturina, ma ce la faremo. Allora, prendiamo dal giallo una striscetta di carta, così. Fatta la strisciolina, cominciamo a tagliare una sorta di frangetta, assolutamente a mano libera e lasciando quasi metà parte non tagliata. Fate conto, la striscettina sarà alta 3 cm, voi ricoprite di 2 cm la frangetta e 1 cm lasciatelo libero. E adesso ad uno ad uno, a tre a tre, insomma come viene più comodo, ad arrotolare queste frangine. Magari aiutandoci con uno stuzzicadenti verrà più agevole, così. Ok? Creiamo questa sorta di sfrangettatura su tutte le strisciettine. Ci vediamo dopo. Ok, ho accorciato la striscia perché penso che già così vada bene e l'ho fatta circa di 20 cm e adesso prendiamo l'angolo esterno e, aiutandoci sempre con uno stuzzicadenti, ripieghiamo l'angolino e cominciamo ad arrotolare su se stessa la striscetta, così. Aiutatevi quindi con lo stuzzicadenti, vi verrà semplicissimo. Arrivati alla fine, legate il tutto con un po' di colla anche sotto. Prendete quindi il ciuffottino di carta che avete ottenuto, sporcate il centro del vostro bigliettino con la colla e applichiamolo. E poi, se vogliamo dare un tocco in più, appiccichiamo anche una coccinella di quelle in legno che vendono un po' dappertutto, ve l'ho fatta vedere all'inizio, e mettetela un po' dove più vi piace. Ecco qua il nostro bigliettino finito, spero vi piaccia, spero accompagni la vostra festa della mamma in maniera amorevole, delicata e anche creativa, spero che la vostra mamma rimanga affascinata dal bigliettino, ma ancor di più dai messaggini infrasettimanali che voi le avrete dedicato. Eccoli qua, uno per uno, uno al giorno, l'accompagnerete nel suo mestiere di mamma, tanto difficile ho imparato. E allora adesso vi lascio alle foto e noi ci rivediamo alla fine per le ultime considerazioni. Bigliettino, vero? Se vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividete il video, e soprattutto vi aspetto su Facebook, dove vorrei vedere invece le vostre creazioni per la festa della mamma, i vostri bigliettini. Vi aspetto anche su Instagram, su tutti i miei social, i link li trovate qua sotto, e vi aspettiamo anche con Gabriele su Due Cuori Una Cappa, un mondo veramente goloso. E da qualche tempo vi aspetto anche da sola su un altro canale, il mio canale di lifestyle, un termine per dire, dove si parla di tutto e non si parla di niente, si chiacchiera in libertà come si fa con gli amici. Quindi vi aspetto anche lì per divagare un po' e prescindere dall'arte o dalla cucina e parlare soltanto di noi. Se vi fa piacere, io sono lì ad aspettarvi anche. Da qualche tempo ho fatto capolino anche su Guide Central, che è una piattaforma dove ci sono delle videoguide in poche foto di ogni genere di cosa. Se vi va di seguirmi anche là, il link lo trovate nel box informazioni, e anche lì iscrivetevi e seguitemi per le nuove idee creative su foto. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci, ciao!